Vada, vada, Come diceva il gran Regini, che noi ti diamo la buonasera anche questa sera per continuare questi nostri ragionamenti notturni, Regini, vero? più che una buonasera, una buonanotte questa, cioè proprio nemmeno a ricordate i tempi di Arbore, quelli della notte. Ma pensavo ai tempi di Marzullo, io, era meglio. No, non quelli di Arbore, perché poi comunque se abbiamo anche dei bellissimi ospiti affascinanti, Ecco, sono bellissimi, nutro dei forti dubbi, dei seri dubbi. Allora, abbiamo Vabbè. fatto la prima puntata, chiamiamo la puntata comunque, abbiamo chiacchierata Cascelli, quindi abbiamo detto un economista. Poi ho fatto una seconda chiacchierata con il tecnico, l'amico Daniele Marzei. Siamo arrivati ora a quello che a noi, insomma, è più vicino, perché è il verace, l'Elbano d'Oro, Gabriele Deva, Messina. sei della frutta, eh. Siamo al Ma conto, siamo. dopo la terza basta. Buonasera a tutti. Buonasera a lei, dottore. Come va? Come va? Avvocato, insomma, avevo buia. È questo che volevamo sentirti dire, mio bello. Sì, la vedo buia, la vedo buia. Ma no per il virus, per quello che ci Quindi, circonda qui all'Elba. allora, Regini. Se ne parlava un attimino durante la connessione, infatti, con Gabriele, no? Tanti se gli era garbato, intanto gli avevo chiesto se era garbato quegli incontri che avevamo fatto, molto. Ora però ci serve anche sentire un po' chi vive il territorio sul posto, no? Finora abbiamo visto comunque Elbani molto attaccati all'Elba, che però in questo momento non stanno vivendo direttamente, anche se hanno poi affetti e anche legami di qualsiasi tipo qui sull'Elba. Però insomma, ci interessava un punto di vista anche di un bel Elbano verace che vive il territorio, vive sia il territorio economico, le iniziative. Insomma, Gabriele ormai si sa che non è solamente il territorio Elbano, è sempre aperto all'esterno, aperto a tutto quello che può portare comunque il nome dell'isola fuori dai nostri piccoli confini, dei nostri orizzonti, per cui insomma, volevo sentire un po' da lui cosa ne pensa, se ti stanno muovendo secondo te con i piedi giusti, in vista anche di un turismo nuovo, perché comunque sia quello che è successo ora, e altre cose che purtroppo stanno per succedere, sembra, anche per i trasporti marittimi e tutto, insomma, sicuramente sull'Elba ci sarà un momento di stop, come abbiamo detto, obbligato, una nuova ripartenza piano piano, ma soprattutto abbiamo, come diceva anche Daniele l'altra sera, c'è anche un momento, in questi momenti qui abbiamo il tempo per riflettere, visto che si è staccato un momento l'iniziativa, e soprattutto per incominciare a reagire con qualche idea. Quindi sul turismo come la vedi? Ma col turismo come la vedo? Bello che si mette. Non bisogna farsi questa domanda ora, bisogna farsi la domanda con la diminuzione che c'è stata in questi anni, non soltanto col problema del virus, che questo è un problema un po', insomma, non solo dell'EBA, ma mondiale. E quindi gli indici vanno toccati prima, non ora, perché mettere pezza al culo ora siamo tutti buoni, eh. Quindi se si uniscono le forze per fare un progetto almeno per 10 anni, ben venga, ma se si uniscono le forze così per dare un po' di fumo negli occhi a noi e ai futuri dei nostri figlioli, soltanto per mettere queste pezze, secondo me è bene nemmeno perderci tempo, ecco, tutto qui. Poi ti dicevo, io la vedo buia perché ti faccio degli esempi, no? Un turista. Se riusci, tante volte, se riesci ad arrivare a Porto Ferraico, anche questo è il problema delle navi, che se ne parla fino a un certo punto, cioè solo voi quasi, no? Quando arrivo a Porto Ferraio, la prima cosa che fare è leggersi le 7 regole dei comuni per spostarsi sull'isola. E mi sembra questo allucinante. E non esiste, capito? Non esiste perché, come abbiamo potuto notare anche noi stessi, in questo periodo che siamo tra noi e Albani, abbiamo avuto difficoltà a capire come poter spostarci, perché ogni comune adotta la sua regola, la sua legge. Cioè siamo nella pochezza, ecco qui, secondo il mio punto di vista, davvero nella pochezza.
Cioè, siamo proprio, dici, siamo ancora tornati ancora più indietro, no? Nel senso, si parla sempre di sistema, si parla sempre di Elba come brand, chiamiamolo così, comunque come territorio da valorizzare, e invece sembra sempre che ogni volta che si parli di questo argomento un piccolo scappo di bocca, e poi però ognuno fa un po' come gli pare. Sì, no, ma ora c'è... Ascolta, ora c'è... Secondo me anche questo filone, no, che conviene prendere, no? Mangiamo Elba, spendiamo Elbano, compriamo Elbano, ma uno ce lo deve avere dentro questo. Uno ce lo deve avere dentro, non è perché ora monti sul cavallo perché ti conviene, anche come azienda sto parlando, critico anche i miei colleghi dell'azienda. Attenzione, io ho parlato con diversi che hanno fatto delle telefonate anche un po' strane, no? Dammi i contatti dell'azienda dell'Elba. Dico, perché non ci sei sull'Elba te? Te le devo dare io i contatti dell'azienda dell'Elba? Cioè, ma siamo al paradosso qui. Dico, ma fammi capire, ma perché ti conviene ora cavalcare questo cavallo? Ci credi o no? Perché se hai cambiato idea, bene. Gente che a volte, anche ti faccio un esempio, con il mio prodotto ci ho fatto la scala santa. Sì, sì, a aprile, sì, sì, a marzo, sì, sì, a maggio. Poi basta, finito lì il discorso. Quindi... o ci credi o non ci credi. Ti ho detto, io sono fatto così, o è bianco e nero, non ce n'è la via di mezzo ora. Ma non ci sarà una via di mezzo per nessuno, penso. Quindi anche chi ha giocato in questi periodi, no? Con questo discorso del turismo, sarà bene che si dia una mossa, perché ora penso le staniamo come polpi in tana col verde rame. Fa la piega, Regini, te l'ha spiegato bene. Sì, quando hai avuto... Sì, no, quello che... Allora, è vero che forse qualcuno la sta cavalcando l'onda, no? Però speriamo che magari sia anche, appunto, una nuova visione anche derivata dal capire che forse se vendiamo le nostre eccellenze, prima di tutto, forse è meglio per tutti, no? Perché poi comunque... è un'economia ciclica che rimane all'interno dell'isola, quindi conviene poi a tutti alla fine, anche se forse prima si pensava più forse a un tornaconto un po' più personale, ora forse il tornaconto personale diventa perché c'è un tornaconto collettivo magari, no? Quindi speriamo che poi sia anche, appunto, sia l'inizio, che magari per causa, per colpa di questa disgrazia che si è abbattuta, magari ci sia una nuova visione. Quello è quello che ci si augura tutti, no? Penso. Però quello che ti chiedevo, te quando hai fatto tutte le manifestazioni, comunque insomma, sei andato fuori, hai vinto un sacco di premi, hai portato in giro poi nella semplicità, no, i prodotti dell'Elba, cioè il prodotto come veniva fatto una volta, con le materie prime di una volta, con le ricette di una volta, un messaggio più moderno, ovviamente, no? Che è giusto così, il marketing comunque nel mondo attuale. Ti promuovi, no, comunque per la genuinità del prodotto e di tutto. Cioè, cos'è che ti hai riscontrato? Cioè, hai riscontrato comunque un interesse da parte dell'esterno, perché se no non c'erano tutte quelle attenzioni. Cosa ti sei sentito in meno rispetto non agli altri come imprenditori, agli altri come altre zone? Cioè, ti sei sentito come una mosca bianca che è arrivato lì? Cioè, non ti sentivi supportato da un sistema? Cioè, era più, come dire, una cosa tua, un successo tuo. La cosa, se vogliamo parlare di eccellenza, abbiamo Paola nelle magie, abbiamo Antonio Larighi. No, E penso, no, no, ma ti spiego, penso che in tutti e tre i casi, con tutto rispetto che non ci sono ora loro, però posso parlare anche, spero, a nome di loro. E abbiamo sempre cercato di esaltare il più possibile l'Elba col prodotto, no? E ti dico la verità, anche facendo questi ultimi corsi che ho fatto anche a Alma, che è una scuola internazionale, anche di chef stellati che sono sempre sulla Rai, adottano questo sistema, cioè aiutare prima chi hai accanto, aiutare il contadino che hai accanto, aiutare chi produce i formaggi che hai accanto. Cioè, c'è un prodotto da usare, il primo lo usi per lui, per te, per il sistema, che non vuol dire essere soltanto egoisti e lavorare soltanto con i prodotti nostri perché sei di fuori di testa, non ti vuoi internazionalizzare, ok? Cioè questo assolutamente no, anzi,
sarebbe bello, no? Vedere, ti faccio un esempio, io ho un sogno, no? Sarebbe bello non soltanto come fanno ora trainare questo cavallo, ma a questo punto, visto che come diceva quello, carta canta, no? Ok, te Federico ne sai qualcosa in banca, carta canta, cioè perché non facciamo un bel contratto? Se ci credi, penso che nessuno possa evitare di firmarlo, no? Ma semplice, senza troppi impegni, no? Però un impegno di dire ok, ci credo a questo progetto, lo firmo, lo contrassegno un prezzo fisso con un pescatore, ti faccio un esempio. Fissiamo un prezzo fisso con un pescatore di un prodotto che magari non ho mai usato, va bene? Con un grongo, ok? Sponsorizzo il piatto, apro una filiera che non c'è mai stata, perché il pescatore non è che non lo porta in porto, lo pesca ma lo butta in mare perché non c'è richiesta. Lo metto dentro i ristoranti, lo sponsorizzo, lo spiego perché non è conosciuto da solo a noi. Questo per me vuol dire essere internazionali. Cioè, quando un turista arriva e trova un prodotto locale però che non conosce, e vuol dire internazionalizzare il prodotto, no? Cioè renderlo visibile anche alle persone che vengono da tutte le parti, insomma. È comunque un'esperienza, no? Ora va di moda questa parola, che poi esatto. È un'esperienza, te fai un'esperienza, come diceva Danielino, devi vendere comunque un'esperienza, non devi vendere io vengo all'Elba perché... Certo, è un'esperienza importante perché ti cali su un territorio, aiuti il pescatore, aiuti il contadino, aiuti chi ti sta accanto. Questi grandi chef, fatto il corso, ero presente in quell'aula a Alma e ho detto, ma allora ho fatto bene anch'io, se lo fanno loro, e io perché ho vinto dei premi? Cioè ragazzi, parliamoci francamente, perché sono arrivato io, ecco, il grande chef, io non ho studiato come cucina, sono autodidatta. Io a Alma ho vinto perché avevo 12 prodotti di 12 produttori nel piatto, questo è loro volevano questo. Il progetto era questo. Cioè, come valorizzare i prodotti locali e portarli poi a un livello poi di cucina. Prodotti locali e spiegandoli, cioè, perché quando vai fuori, Fedi mi ha detto cosa ne hai pensato, sai, io ti dico la verità, io quando decido di fare una cosa non è che voglio essere seguito da quello o da quell'altro. Certo, ti dico la verità, anche un supporto, no, da parte di chi dovrebbe essere preposto a valorizzare le realtà locali, ecco, in quel senso lì. Ma più che altro un supporto anche dopo che ho vinto, che non è uscito un articolo, è uscito l'articolo a Massa Carrara. No, non l'abbiamo messo. Faccio un esempio. Non l'abbiamo messo. Sì, no, attento, no. Io ti parlo di... No, voi lo so, ma avete seguito anche prima e dopo. Di quelli veri te dici? Noi si scherza, eh? Noi si racconta, no, non facciamo giornalismo, raccontiamo l'isola d'Elba, che è un'altra cosa. Ma è più voi, più veri di voi ce n'è. E quello è il bello. È stato quello, no, che ti ha dato un po' più, cioè il fatto che poi non se ne parli, non si crea comunque aggregazione attorno a un evento. Cioè, perché? Io mi domando e dico perché. Ma no, per me, cioè, a me, cioè, onestamente, io quello che voglio fare lo faccio con forza, con determinazione, con sacrificio, come tanti altri, però voglio dire, il risultato porti l'Elba alta, voglio dire, ho sempre fatto anche di tasca mia, nessuno mi ha dato mai nulla, quindi anche questo è importante, cioè, è logico che sono piccolino e sono limitato, no? Potevo andare a fare 10 manifestazioni, ma fa una, perché di più non posso. Però l'unione, secondo me, non è importante, è determinante. E noi si parla di turismo, no? Si parla che anche quello per me è turismo, importantissimo. Cioè, con quel premio Antonio è andato a Parigi con 220 persone a tavola del Capo UNESCO, insieme alla Vita dell'Elba, panficato mio e al suo vino in anfora. Ha detto scansati, cioè, scusate una cosa. Cioè, per un piatto. Come lo chiami? Non lo so, Federico, come lo chiami te questo? Controturismo, come lo chiami? È quello che dovrebbe essere. Dovrebbe essere questa cosa qui. Questa dovrebbe essere una parte di un progetto ambizioso e completo. E questa una di quelle facce lì.
una di quelle facce è quella che ci ha raccontato Daniele, un'altra di quelle facce è quella che ci ha raccontato Francesco con Riccardo. Ognuno ci ha raccontato una faccia, secondo me, di un'unica medaglia, che poi è il turismo, che è quella, che però se non è coordinata, se non è all'interno di una struttura ben definita e soprattutto governata bene, cioè perde d'efficacia, perché diventano solamente eccellenze individuali che comunque poi faticano, cioè, perché se ci avessero un contesto diverso sarebbe molto più semplice, no? Ma poi molto più semplice anche per tutti, non solo in questo caso per te, Antonio, per chi ha poi ha avuto un riconoscimento, in generale per tutti, perché poi tanti mai rimangono nell'ombra perché magari non ce la fanno, magari non gli manca un supporto dietro, no? Che può essere anche emotivo, non detto che sia solamente economico, oltre che economico, perché comunque ogni volta che ti imbarchi te, come dicevi te, per conto mio e vado e nessuno mi dà nulla, alla fine faccio pubblicità, sì, a me stesso, ma soprattutto all'Eba, perché poi te non è che può produrre 250.000 schiacce tue, cioè, sei sempre un prodotto artigianale, per cui anche se ti fa pubblicità più di un tot, un po' di là, però di riflesso fa pubblicità all'Elba, capito? Per cui certo, secondo me quello che stai dicendo te è, perché ci piaceva sentire anche te e comunque anche altri, perché poi so tutte queste storie fanno parte, poi dovrebbe essere di un unico mondo, un'unica sfera, che ognuno ha una sua faccia, che però coordinata, organizzata, però hai detto bene te, se te li metti tutti insieme, le coordini tutti insieme in un progetto serio e grosso, perché lasciati sta così, ognuno per cazzi sui, vero Gabriele, parliamo come mangiamo, ognuno per cazzi sui, altrimenti non rende come dovrebbe rendere. No, ma poi, ascolta, io devo ringraziare tanto Walter Giuliani, no, col Patesti, perché ti faccio un esempio, vi dico una cosa importante, no, come, che col consorzio, cioè uno ha fatto il consorzio, cioè, ma sono sempre fuori, no, la realtà è questa, è vero, siamo andati fuori, è vero, abbiamo fatto cose belle, però la cosa più vera è che io ho conosciuto gente che all'Elba non conoscevo e non avrei mai potuto conoscere se non partecipavo a questo consorzio. E pensa un po', no? Ho conosciuto gente che dà 10 volte più di me al turismo, con difficoltà 10 volte per 10 confronto le mie. Cioè, sembra allucinante. Cioè, ragazzi, non ci conosciamo all'Elba. La dico grossa ora, non ci conosciamo. E perché non ci conosciamo? Perché non c'è sistema. Oggi ho parlato con Simona Sardi della Baia Bianca, anche lei sta mettendo in moto un Made in Elba, va bene, ok. Mi ha detto: Gabriele, io non sapevo che hai fatto te questo, non sapevo che ha fatto Antonio quello. Dico: Simona, perché manca sistema? Non è che uno può andare tutte le volte a bussare tutte le porte, anche perché poi siamo piccolini, ci abbiamo da fare, ma ogni pezzettino fa tanto all'Elba. Il problema è che io, che so di Capoliri, per dire, non so quello che fa di Sant'Andrea, o so poco quello che fa del Cavo, per dire. Questo è grave. Cioè, cerchiamo, a volte anche in un progetto facciamo tante associazioni, poi le solite associazioni fanno le stesse cose senza nemmeno saperlo. Vero, cioè, vero. Perdiamo del tempo. Perdiamo che del ora tempo, energie, tutto. Tutto. Cioè, io ho fatto una battuta anche all'amico Franco Cambi, no? Che aveva l'inserzione del cibo, e ho detto: Franco, io la vedo così. Quel turismo, quando è partito all'Elba, l'hanno fatto meglio il mio nonno e la mia nonna che io, o che il mio babbo. E te lo raffiguro in 4 parole. Loro con nulla hanno dato tutto, noi con tanto non diamo nulla. Cioè, il turismo che ha fatto il mio nonno è un turismo che ha conosciuto la mia mamma e il mio papà che si sposavano, e ha conosciuto la nascita mia, poi l'ho perso di vista perché sono invecchiati e non sono più venuti. Cioè, bisogna basarsi anche su queste cose qui ora. Come si chiama? Fidelizzazione. Come si chiama, Regini? Aiutami, ti chiedo. Fidelizzazione del cliente. Ecco. Cioè, se prima forse si pensava che il turismo mordi e fugge fosse vincente, ora forse dare un qualcosa di più emotivo alla gente, per cui manga più dentro l'isola, ed è no, dare più di esperienze, no? E l'emozione è quella che poi ti riporti a casa, al di là della bellezza
del posto, perché se te stai in un posto, come sempre faccio un esempio, anche bello, ma sei stato di merda per mille motivi, hai mangiato da schifo, sei stato trattato da schifo, hai perso 3 ore, 4 ore alla biglietteria, non hai trovato, alla fine sì, bello, però ti rimane comunque la sensazione in un posto magari meno bello, dove però ti è andato tutto liscio, dove comunque hai trovato un certo tipo di accoglienza, hai trovato un certo tipo di esperienza, ci rivai più volentieri, punto. Cioè è molto semplice, l'uomo è umano, è fatto di passioni e di emozioni. E il viaggio è una di quelle particolarità che poi è quella che ti rimane, no? Specialmente per chi lavora comunque, che c'ha quelle giornate, quei pochi giorni concentrati di vacanza, in quei giorni ripone davvero delle aspettative. Che questo non vuol dire, vuol dire creargli dei presupposti di funzionalità che in questo Sì, ma momento manca. sono d'accordissimo. Io, per esempio, ti dico la verità, io pensavo, come avete detto voi, interessantissimo, no? Anche con quel ragazzo che poi è albano, a maggior modo io quando sento un albano che arriva a quei livelli, ok, che ha una prospettiva come ha fatto questa trasmissione con voi l'altro giorno, io mi sono sentito emozionato, no? Perché cioè, ce l'abbiamo, però, è albano, cioè, nel senso, più di lui. Cioè, non è che dici che non c'è, c'è. Cioè, io ti dico, oltre il prodotto, oltre quello che ho fatto, no? La battuta a volte che ho fatto altri, dico, ma te fai il panficato, si è capito? Ma se non arriva gente, a chi lo vendo il panficato? Fammi un po' capire. Cioè, posso mettermi in modo a venderlo, No, come dico, com'è la frase originale? Per il panficato c'è nessuno. a chi cazzo lo vendo? Oh, ecco, Beh, ora ti cioè. riconosco. No, nel senso, ragazzi, ora, a parte le battute, per amor di Dio, cioè, a volte, ora come ora, ti dico, prima si rideva un po' di più, ora c'è il rischio davvero che la tensione è forte, e ora e non è nulla. Siamo in partenza ora, lo sai bene, Federico, anche te. Non è Sì. nulla. Allora, bene questa legnata, io ti dico anche così, bene questa legnata, perché forse qualcuno di noi non dirà più quando cazzo se ne vanno questi turisti, che palle, ma perché se ne tornano a casa sua? No, io voglio vedere ora chi lo dice, anche perché c'è il rischio che non vengano nemmeno. Mi sentite? Sì. Cioè, queste sono frasi logiche che lo dici perché sei stanco, io però non ho mai rispettate, ti dico la verità, perché io il turista. Cioè, quando un turista mi diventa amico, ecco, il mio scopo del lavoro è quello lì. Cioè, un turista che non ho mai conosciuto, come mi hanno mandato tanti delle lettere, ora, fra qualche giorno metterò una lettera senza mettere il nome perché rispetto la privacy di un mio amico turista. E metterò anche la risposta che gli ho dato. Cioè, le sensazioni belle non è quello di trattare tutti come turisti, ma è fidelizzare davvero il turista. Vi faccio un esempio. 35 anni fa, nei paesi di montagna, come facevano a dare una carezza a un turista? Se prenotava oltre una settimana, gli facevano una tesserina, dandogli cittadinanza onoraria addirittura, che gli rimaneva a vita. E questa tesserina girava nel territorio dove c'aveva dei servizi gratis e dove c'aveva le scontistiche sulle aziende. Hai detto scansati, questo 35 anni fa però, Federico, no ieri. Altre zone turistiche vedo che stanno seminando, cioè dicono ok, quest'anno cerchiamo di salvarsi, però danno bonus di 200-300 euro per l'anno dopo. E noi famo tavolini. Noi famo tavolini. E gli tireremo un tavolino. Lo regaliamo. Nel groppone lo tiravo. Cioè, va bene, ben venga, però il tavolino, non hanno capito che deve durare anni qui. Non deve durare un giorno. Deve essere sempre attivo. Il turismo deve essere una cosa sempre attiva, sempre accesa, Io, sempre in per esempio, se funzione. vogliamo approfondire, io ti dico, da azienda ho riscontrato da anni un problema, no? Che l'ho esposto anche, ve lo espongo anche a voi, no? C'è un sistema di Istat delle presenze, no? Cioè, te quando accogli una persona in albergo, dai la tua presenza il 5 del mese dopo alla regione toscana, ok? Tramite il territorio dove hai l'appartamento o i residence.
Ma mi domande tipo, se noi facciamo un sistema serio, un sito serio, ok? Noi si potrebbe aggiornare, cioè anticiparlo, questo indice, anziché dare le presenze che sono sempre andate via, darle sulle prenotazioni. Cioè, se io ho l'azienda e so, ok, perché la Regione Toscana lo può fare, c'ha cioè l'ambiti, lo divide in ambiti, le prenotazioni, e noi sappiamo all'Elba quante prenotazioni c'è online. Io ho l'azienda e so che devo abbattere i costi. Questo è un sistema. Va bene? Non c'ho un albergo. L'albergo lo so quanta gente mi arriva. Io so al commercio, bar, ristoranti. Cosa succede, Federico? Io so quando posso aprire, so quando aumentare il personale, so quando assumere e eventualmente quando chiudere, quando fare gli ordini. Hai detto nulla te. Sì, dici, sapendo già le prenotazioni, già uno comunque si può organizzare il lavoro ed è già tanto. Esatto, perché... esatto, ah. Esatto. Ho già, non metto ora rispetto, però ho già dato un input di questa cosa qui. Capisco che non è il mio compito, che io, Federico, faccio il panficato. Però so anche bene le difficoltà aziendali, perché io mi sono rotto le palle, scusate, ogni volta che devo o assumere o cercare di aprire, chiamare i miei vicini, oh, ma c'è una prenotazione, oh, ma quanto ne arriva, ma dove arriva, quando te ne vanno, ma che palle. Se c'è il sistema per saperlo, perché devi fare tutto sto? Esatto, però ci vuole, come diceva il nostro amico Daniele, un sito bello dove trovi uno stuzzicadenti, dove trovi il biglietto della nave, dove trovi il parcheggio, dove trovi tutto. E sai cosa sopperisce con un sito così al comune unico? Perché poi se è un sistema che va e io non voglio partecipare perché lo sottovaluto, o ci vengo o sono fuori dai giochi. Non sì. C'ho soluzione, ma posso dire no. Che devo capire che poi mi ci devo mettere anch'io dentro. Lo so, ma è un argomento strong questo, Esatto. Perché ha detto che all'inizio, ha detto da sola, ha detto per mettersi d'accordo fra di noi, in questo momento non ci stiamo capendo nulla fra comuni per come muoversi. Poi lasciamo perdere tutte le mosse che stanno facendo, no? Addirittura so che i bar ora si uniscono, bar ristoranti, qualche bar ristorante tramite associazione danno loro le misure sanitarie all'USL. Ma che siamo rincoglioniti, ma che partiamo da un fondo qui. Non ho capito. I ristoranti dei bar stanno unendo, va bene, attraverso delle associazioni, non sto a dire chi, e danno loro le misure minime per aprire all'USL, ma si parte da un fondo. Allora, Stefano. Cioè, un attimino, Cioè, te, quando fai la sanificazione, so che sei un esperto, ti informi, però se lo fai in un paese sarà il coreani a mettere la suggertificazione, no? Se non ci sei te e c'è un altro, ci sarà certo. Una persona che ti dice mettici questo, non certo. Che te gli dici a chi è responsabile, amico, anche sai, penso di te, fai così, no, un attimino, ognuno il suo ruolo, no? Certo. Allora, quella che avevo sentito ora io, però l'ho sentita così, No, sai, da voci da bar, anche se ormai il bar è chiuso. Ok. Era un'associazione di partite IVA dove era più che un discorso in questo momento di abbattimento dell'età. Almeno io l'ho sentita così, però non so se sono gli stessi, quindi non ho idea. Ragionavano così che volevano chiedere comunque un abbattimento delle tasse in generale per tutto l'anno, cioè nel senso quest'anno noi non si può pagare le tasse, punto. Poi non so se ci avranno all'interno anche altre iniziative di altro genere. Io l'ho semplificata così per come me l'hanno detta così in uno scambio veloce. Poi dice, poi quando uscirà, dice, ve lo faremo sapere, magari. Infatti, tu, magari quando esce, spiegateci un po' l'interno di questa associazione, perché comunque anche un fatto che un gruppo di partite IVA si unisca è sempre positivo, perché comunque c'è un'unione. Se poi è propositivo, magari è sempre benvenuto. Possono portare alla luce tutti insieme dei problemi che
che quando le porti uno o le porti due o le porti tre poi sparpagliati diventa sempre una voce, un coro, fa molto più effetto che tanti canalini. Sicuramente. Quindi sicuramente io lo so, ora poi non lo so che stanno nascendo, perché poi in questo momento qui effettivamente c'è un po' l'istinto e il tempo per rovesciare un po' tutto quello che uno aveva anche dentro, magari in maniera anche sconclusionata, a volte non coordinata, in iniziative, no? Dalla sanità a tutto, no? Pensiamo un po' a tutto quello, certo, che sta succedendo. E è per quello che è bello che ci sia questo movimento, però poi dopo va davvero coordinato, sostenuto, anche quando poi magari tutto il sistema o comunque si rivede una luce, perché non è che se uno si rivede una luce allora spingi quella che c'è dietro, perché tanto ormai rivedi la luce, no? Questo secondo me dovrebbe essere proprio l'inizio di un percorso per un'isola, per cercare di risvegliare un po' un discorso di coscienza civile, ma in generale in tutto, sul territorio, sul turismo, sulla sanità, su una comunità che si unisce attorno a problemi veri e che vanno comunque affrontati, cioè, perché non si può, perché in questo momento qui chi, siccome ha un po' parificato tutto questo malessere generale di questa pandemia, ha un po' azzerato tutti, no, i valori, e tanti, noi forse si può siamo in grado in questo momento di ripartire al pari di altri che magari ci hanno sorpassato, no? Se qualcuno ci aveva sorpassato, questo problema qui ci ha rimesso un po' sullo stesso piano di chi ci ha superato, e viceversa chi era un po' indietro ora è pari a noi. Quindi è come se uno ci avesse detto rifate un po' una corsa ora, no? Ma devi essere allenato. E ora devi essere pronto, perché se no rischi che poi quelli che erano già preparati prima si ripreparano più velocemente di te, e che esatto, magari era un po' più indietro ma che aveva preso una bella rincorsa ti passa anche avanti. Ragazzi, e a me mi sembra che ma in questi anni si è rimasta un po' indietro, nel senso che anche quelli che erano un po' sotto hanno un po' più di corsa alle spalle. La preparazione atletica come nelle squadre di campionato, Lucini. L'abbiamo visto. Però poi ti vengono stiramenti e crampi, capito? A metà l'abbiamo campionato. Col sitio di Visiterba, l'abbiamo visto, che è un sito istituzionale, l'abbiamo visto con tante grosse cose. Che ora ci stanno rendendo un attimo la dimensione di quanto siamo indietro a questa cosa qui. Allora, il tempo purtroppo è tiranno, abbiamo andato velocissimo stasera, abbiamo finito i nostri minuti a disposizione. Noi ringraziamo Gabriele Messina per essere stato con noi questa sera. La prossima volta abbiamo una cosina in serbo, io e il buon Regini, molto simpatica per chiudere questo trittico, come direbbe chi ha studiato, di chiacchierate, abbiamo fatto queste tre chiacchierate, e poi ci sarà il gran finale. Poi, ragazzi, la quinta puntata, fatevi lavori, e quindi chi è autorizzato a trafficare nel turismo e chi deve fare questo lavoro, lo faccia, perché noi abbiamo dato voce a tre personaggi, poi c'è la quarta cosa, la quinta fatima, perché sennò un po' dobbiamo fare tutto noi. Grazie, Gabriele. Regini, vai a letto che ti vedo un po' stanchino. Grazie bimbi. Vai. Ciao Gabri. Ciao a tutti, buonanotte, grazie a voi. Grazie a quello che fate. Mua.